Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi parliamo di Sky. Parliamo di Sky perché in tanti clienti mi chiamano o voi mi contattate e mi chiedete: Andrea, io ho il booster che non funziona più o i mini che non funzionano più. Come posso risolvere questo problema? Allora, prima cosa da fare è, prima di tutto, questa cosa è valida per i clienti che hanno Sky Platinum. Quando si ha Sky Platinum, di solito si può avere anche lo Sky Booster. Lo Sky Booster in pratica non è altro che un'amplificazione del segnale per farlo vedere agli altri mini. Questa amplificazione del segnale viene fatta se si ha un appartamento, una casa grande su più piani e serve una connessione più potente per la trasmissione dei dati tra lo Sky Q Platinum, quello base, e il mini, cioè il decoder secondario. Allora si mette questo amplificatore che si chiama Sky Booster e in pratica avete la visione da un'altra parte. Però questo che succede? Alcune volte in pratica lo Sky Booster si blocca e quindi che bisogna fare? Le prime due cose da fare è togliere la corrente, rimetterla e vedere se riparte. Un'altra cosa da fare è vedere se lo Sky Q Platinum ha la connessione a internet, perché se lo Sky Q Platinum non ha la connessione a internet, questo non funziona. E l'ultima cosa da fare è, certo, dopo aver fatto queste due prove, bisogna resettare lo Sky Q Booster. Una volta resettato il booster, voi lo riaccoppiate e vedrete che inizierete a rivedere pure sugli altri mini. Ma voi mi dite: Andrea, come faccio a resettare il booster? Allora è molto semplice. Basta che girate qui lo Sky Q Booster e vedrete qui un tastino di reset. Oh, questo è un tipo di booster, poi c'è un altro tipo fatto in modo così piatto, ma in pratica il tasto di reset c'è sia su questo che su quell'altro. E la cosa da fare per resettare, proprio per sprogrammare, diciamo, il booster per poi poterlo riaccoppiare, dovete tenere premuto a lungo il tasto reset. Vi faccio vedere. Premo il tasto reset e aspetto che questa lucetta LED rossa diventi verde e inizi a lampeggiare due volte. Una volta che ha lampeggiato due volte, in pratica il booster è pronto. Aspettiamo. Ecco qui, avete visto? In pratica ha lampeggiato due volte. Quando questo lampeggia due volte, resetta direttamente il booster e voi potete riaccoppiarlo tranquillamente con lo Sky Q Platinum. È molto semplice. Aspettate che si riaccende con le due lucette e poi andate a premere il tasto VPS qui. Tenete premuto a lungo, mi lampeggia due, vi inizia a lampeggiare, poi andate sullo Sky Q Platinum, premete il tasto VPS e vedrete che questo booster si accoppierà direttamente con lo Sky Q Platinum e da lì i vari mini inizieranno a rivedersi. Quindi per questo video è tutto, spero che sia stato abbastanza chiaro sul funzionamento. Prima di tutto ti invito a lasciare un like, a iscriverti al canale e se hai problemi di questo genere basta che scrivi sotto nei commenti o mandi un messaggio attraverso WhatsApp o social e ti spiegherò come risolvere questo problema. Quindi, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!